Il senso dell'onore spinse mio padre a servire il popolo. Cosa invece indicò a noi la direzione da seguire? Cosa ci ha reso gli uomini che siamo? La mia storia ebbe inizio 10 anni fa. Padre. Marius? È bello vedervi. Come vi sembro? Il perfetto soldato romano? Ti trovo bene, figliolo. Bentornato a casa. Bentornato. Dove sei stato assegnato? Alessandria. Ah, Alessandria, una provincia tranquilla. Tua madre sarà felice. Non mi sono arruolato per crogiolarmi al sole. Come voi, voglio combattere. Verrà il tuo momento. Vedrai, figliolo. Ricorda. I tuoi nemici non si trovano solo sul campo di battaglia. Padre. Marius! Fatti guardare. Sei così bello. Madre, ti prego. Tua sorella ti aspetta. E presto la incontrerà, cara. Ma ora vorrei parlargli da solo. Molto bene. Andrò a cercare tua sorella. Qualcosa vi preoccupa? A suo tempo ne discuteremo. Per ora, vediamo cosa hai imparato. Preparati. Rompi la mia guardia. Ancora. Ancora una. Così. Ottimo lavoro, figlio. Ora rifallo, ma stavolta devi colpirmi 3 volte. Una volta ancora! Ottima padronanza! Preparati! Hai solo un breve lasso di tempo per colpirmi. Concentrati, Mario! Ci vuole tempismo! Non così, colpisci al momento propizio. Ancora. Perfetto. Ora esegui più mosse insieme. Attacco combinato. Combatti, Marius! Attendi l'attimo giusto e colpisci! Ancora! Concatena le tue mosse! La mossa giusta al momento! Andiamo! Forza! Ricomincia. Ora esegui più mosse insieme. Attacco combinato. Yeah! Yeah!
Così si fa. Eccellente! Un giorno triste, ma memorabile. Il figlio che piega il padre. Sai brandire la spada, ma non sguainarla troppo in fretta. Prova sempre a tendere la mano prima. Passeggiamo. Si dice che Roma sia in grande fermento. Sì, viviamo in tempi difficili. Le elezioni potrebbero cambiare tutto. Te ne faccio dono, così come tuo nonno fece con me. Quando dovrai condurre degli uomini, ripensa a quello che sto per dirti. Secondo la leggenda, Damocle fu un grande guerriero. Condottiero rispettato di una grande armata. Durante una battaglia, i suoi vili comandanti l'abbandonarono. Lo spirito di Damocle giunse negli inferi. E lì Nemesi, dea della vendetta, si mostrò adirata per la sorte toccata all'impavido eroe. Concesse a Damocle di tornare nel mondo dei vivi come spirito vendicatore. Uno spettrale centurione armato che avrebbe braccato e trucidato ciascuno dei generali traditori. Oggi, molti comandanti recano un pugnale con l'immagine di Damocle sulla guaina. Il pugnale rammenta loro di essere sempre rispettosi verso i propri coscritti per non incorrere a loro volta nell'ira vendicatrice del centurione nero. Settima! Barbari! Seguimi! Oggi, voglio dai!
farlo. Ascolta, vogliono ucciderci, Marius! Dobbiamo arrivare al Senato per salvare la mia gente! Solo tu e io! Avanti, Marius! Resa o muore!